crowdfunding. Quando ho visto per la prima volta I fidanzati della morte, sono rimasto fulminato. Ghost Rider, Motorcycle Hero. 1956. Romolo Marcellini gira I fidanzati della morte sui luoghi mitici del motociclismo. L'autodromo di Monza durante il Gran Premio delle Nazioni. La Milano-Taranto. È un film di corse, ma di corse vere. La storia è fatta di uomini tutto d'un pezzo. Piloti che litigano con gli ingegneri, che sbattono la porta. Il coraggio non si inventa. Non occorre inventarlo. È una merce abbastanza diffusa. Che perdono, che vincono, che lottano persino contro le mogli e contro le amanti. Carlo! Sì, lo so, ma è difficile spiegare certe cose, mi devi credere. La fabbrica che vedete, quella della ZV, è la vera fabbrica della Moto Guzzi a Mandello Dell'Ario. Le moto sono tutte Guzzi e Gilera con i marchi cancellati, ma chi se ne intende un po' lo capisce subito. I fidanzati della morte è girato a colori. Vuol dire che delle moto vediamo veramente tutto, i colori veri, del paddock, delle persone, possiamo capire realmente com'era. Perché era girato sul campo. Penso in poche parole di avervi già dato un'idea precisa sul come, perché finanziare I fidanzati della morte. Quando avrete in mano la vostra copia, non avrete soltanto un DVD, un film qualsiasi. Avrete un film molto divertente, ma soprattutto un documento storico, probabilmente unico al mondo, su come veramente si correva negli anni 50. Buona visione. Rallenta, mi dico! Nel bosco il suo nome conosco.